Ora, è vero che non possiamo sicuramente stare ad aspettare che chiunque senta come proprio la lotta climatica, perché se no stiamo ad aspettare anni e forse trovare una chiave di lettura che soprattutto nelle persone più giovani può riuscire a rendere quella tematica un po' più sì, accessibile o comunque più sentita, ecco. È una cosa che riconosco essere complessa, perché appunto in determinate situazioni non è difficile riuscire a capire come fare, sia poi calcolando il fatto che ad esempio anche l'ambito dell'educazione non è un ambito che è aperto a chiunque purtroppo, quindi applicare anche solo questa cosa all'ambito istituzionale o educativo va bene, certo, mandi nel mondo degli studenti più consapevoli, però è sempre un po' un gomitolo di lana che quando devi scioglierlo ti ritrovi un po' a farti mille domande sul come, però sì, penso sia una questione culturale E proprio. poi anche politica. Secondo me uno dei problemi fondamentali è questa responsabilizzazione che sta soltanto sulla singola persona. Il problema è politico nel senso che forse la dimensione individuale dovrebbe essere bypassata da una dimensione più collettiva e politica. Cioè, questo è un tema. Cioè, come dire, il discorso legato al singolo sa tanto del periodo storico che stiamo vivendo, cioè sa tanto di neoliberismo, del fatto che la società non esiste, del fatto che esistono soltanto le singole persone. E forse la direzione che dovremmo prendere da tantissimi punti di vista, compreso quello ambientale, ma non solo quello, è politica. Cioè politica nel senso che dovremmo iniziare a metterci assieme. Per fortuna, probabilmente la tua generazione sta già iniziando a muoversi un pochino in quella direzione, però anche lì mi sembra che per quanto ci sia, come dire, forse una reazione maggiore dall'altra parte, però manca ancora la parte più che forse politica, addirittura partitica, nel senso di, come dire, organizzare la massa, organizzare le folle, organizzare determinate tendenze, perché se stiamo soltanto sulla risposta singola e personale abbiamo già perso, nel senso. Sì, ma infatti è proprio quella la cosa che mi sembrava anche di voler far notare, è una cosa che deve essere più di collettività che di singolo, che forse anche l'aspetto che secondo me, dal mio punto di vista, che questa generazione vive è proprio una situazione in cui le due dimensioni si scontrano, perché da un lato c'è un senso maggiore di collettività del tipo questa roba la stiamo affrontando tutti quanti, quindi in qualche modo uniamoci, però rimane che, almeno per quello che mi sembra di vedere a me, è una situazione che crea anche molte insicurezze barra ansie che volendo sono generazionali e Però anche quindi legate al discorso per climatico, esempio esatto. l'ansia. Sicuramente c'è una tendenza da parte della gioventù di affrontare queste cose con una emotività, una sensibilità forte, che poi l'emotività sempre un po' ti porta a essere a sentire tanto le cose, però poi quando si tratta appunto di fare un qualcosa di politico o comunque di maggiormente, non dico razionale, però in un qualche modo più Organizzato. organizzato, eccetera, diventa un po' più delicato. E comunque siamo proprio in un periodo in cui ormai il girare la testa dall'altra parte su certe problematiche non puoi neanche più E farlo. questo tipo di situazioni estreme effettivamente stanno incidendo perché appunto succedono e quando capitano, capitano all'intera popolazione. Però poi da un punto di vista delle trasformazioni, eccetera, non so se questo cioè, corrisponde a una trasformazione culturale, di mentalità effettiva. Quando io comincio a studiare queste cose, tra il 2010 e il 2011, il problema dei militanti era come faccio a concretizzare un numero. Tu sai che rischiamo di aumentare la temperatura tot, che c'è un tot di emissioni che non possiamo più tollerare, eccetera, eccetera, ma se vado a parlare con mia mamma, lei non lo sente, la CO2 equivalente in eccesso non è nella sua esperienza quotidiana. E quindi si mobilita politicamente su una questione che non riguarda la tua vita quotidiana solo chi è nelle condizioni di avere tutto il resto a posto. E dunque il problema era come concretizzare questa cosa. Sicuramente le alluvioni qua da noi è certo che siano un vettore di concretizzazione, quindi ad oggi nessuno più in Italia ti direbbe non ci sono gli effetti. Ci sono i negazionisti che ti dicono non sono effetti del cioè, noi non c'entriamo niente, quindi vabbè, ok. Abbiamo più alluvioni, ma noi non possiamo fare niente, che è la posizione del governo. E poi c'è la posizione di chi ti dice: no, vabbè, qualcosa si può fare, ma non quello che si è fatto prima. Il dato di fatto, secondo me, è che le alluvioni, io in particolare ho seguito quelle in Emilia-Romagna per ovvie ragioni, che lavoro a Bologna e vivo a Parma, quindi è stato qualcosa che ho seguito, no? Sono andato a spalare là, eccetera, eccetera. E non so come andrà a finire, però il dato di fatto è che qualcosa è cambiato, proprio nella percezione delle persone che vivono lì. Che comunque ti dicano è o non è cambiamento climatico, in quale modo, sanno che qualcosa c'entra con quella roba lì.
E ci sono due elementi che sono meritevoli, secondo me, di attenzione e vediamo come va. Il primo è un meccanismo di sfiducia nelle istituzioni rispetto alle politiche territoriali. Quindi tu hai la concretizzazione della critica Bonaccini in Emilia-Romagna è rispetto a non hai fatto quello che potevi fare per avere i fondi per gestire i danni. In questo quindi c'è un elemento di critica. E naturalmente il problema si pone e però vediamo come si sviluppa, però c'è qualcosa di incandescente lì, okay? Qualcosa si sta rimodellando, poi come, cosa viene fuori non saprei dire, però ci sono anche forze politiche che ci investono, movimenti e non solo, e lì la questione è sia una critica di quello che è successo prima, ma soprattutto una critica a Bonaccini, nel senso che lui e la sua linea sono più grandi opere per gestire meglio l'adattamento a eventuali fenomeni meteorologici estremi in futuro, che, come si diceva prima, segna un po' la fine dell'idea della governance climatica, che comunque partiva dall'idea che bisognasse fare mitigazione in primo luogo, quindi ridurre la CO2 equivalente, e poi adattamento. Invece adesso siamo passati a una situazione in cui il mainstream, cioè i governi nazionali e internazionali, tendono a dare per scontato che la mitigazione non si può più fare, e quindi in realtà, cioè, si comportano come negazionisti climatici, sostanzialmente dicono: vabbè, magari siamo noi, però non si può fare, quindi cioè, ci comportiamo come quegli altri. E però tutti e due i tipi di negazionismo si rifanno a grossi investimenti sull'adattamento che non mettono in discussione i caratteri dell'antropizzazione precedente, okay? Quindi non mettono in discussione il modello, ma lo accelerano dicendo: solo accelerando questo modello possiamo garantirci che ci saranno sempre più problemi, ma li gestiremo sempre meglio. E lì, a mio avviso, si è aperta una grossa falla, e quindi vediamo come il consenso si riorganizza, ma non mi stupirei se tra un anno, cioè, se ci fossero forse, perché poi è sempre difficile, cioè, siamo veramente nel fuoco della situazione, però potrebbe tranquillamente essere un momento in cui le pratiche di consenso cambiano di fase e abbiamo uno spazio per ripensare il modello di insediamento nel territorio produttivo e abitativo in quelle zone, in particolare dell'Appennino, le zone meno antropizzate, che però sono quelle che soffrono di più da questi casi, e che sarebbe, diciamo così, più semplice e meno costoso ripristinare dal punto di vista ecologico. Tutta la roba sull'agroecologia, sul rimboschimento vicino ai centri urbani di piccola taglia, però gestito dalle popolazioni, sono cose che fanno presa su questa, perché comunque sono fasce tendenzialmente non particolarmente vincenti rispetto ai modelli grandi opere, cioè non ci guadagnano poco o niente, anche da quello precedente, e però chiaramente vedono nel medio periodo la possibilità di gestire meglio le crisi. E poi c'è la composizione politica invece di chi è andato a spalare, cioè persone appunto per lo più volontari, per lo più giovanissimi, che per la prima volta leggono la propria attivazione in chiave giustizia climatica. Poi cosa succede con queste soggettività che si aprono a un'interrogazione? Non lo so, però è veramente il momento in cui chi ha interesse a portare avanti le istanze di giustizia climatica trova terreno fertile. Ci sono persone che ragionano, come dire, non la cui inerzia spinge verso un è meglio che non ti stia ad ascoltare perché vivo più tranquillo, e quindi lasciami in pace. Qui c'è una questione in cui dice: mi è stata sconvolta la vita da una roba che, se tu hai ragione, queste politiche stanno accelerando, e quindi è nel mio interesse starti a ascoltare perché c'è il caso che riduciamo la, come dire, frequenza di queste cose. Quindi, se faccio questo che mi stai suggerendo, magari avrò meno rischio di essere esposto a questa cosa qua. Vediamo, comunque stiamo parlando di quote rilevanti di popolazione giovanile, sia in Emilia-Romagna che in Toscana, che si sono mobilitate su queste cose qua. E per dire, calma, adesso giusto perché ne parlavo stamattina con una persona che studia queste cose, mi dice che è la prima volta che l'ultima generazione ha riconosciuto GKN come il posto in cui andare a... Sapete che c'era il punto d'appoggio per la solidarietà dal basso nella zona di Campi Bisenzio. E quindi si facevano le macchinate, cioè quindi c'era gente che metteva a disposizione le macchine, c'era un punto di raccolta delle persone che mettevano il tempo, poi gli utensili, e quando si riempivano le macchinate partivano per un posto dove sapevano che c'era bisogno e facevano questa cosa qua. L'ultima generazione è sempre stata presente, l'ultima generazione, avete presente, è una costola di Extinction Rebellion, sono quelli appunto dei quadri, eccetera, o dei blocchi della raccolta lunare, eccetera.
E loro si erano sempre mossi da soli, quindi sempre stati presenti nel caso di alluvioni e altre cose, ma sempre per conto loro, cioè quindi senza coordinarsi, senza convergere. E da stamattina in realtà hanno riconosciuto che aveva molto senso farlo collettivamente. Quindi se tu hai il tempo, metti il tempo, se uno ha l'automobile, mette l'automobile, se uno ha gli utensili, mette gli utensili, e c'è un centro di coordinamento. E non è banale, cioè, come dire, sono, perché sono tipo lo stesso movimento che non era scritto da nessuna parte che dovessero collaborare, anzi. Se uno guardasse soltanto le radici, l'inerzia andava verso la separazione, quindi il mantenimento della separazione. Quindi insomma, qualche elemento per dire che forse lì c'è spazio per un intervento, che poi è anche articolato politicamente, non so da chi, però se si fa è meglio.